si è tenuto presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi di Siderno il percorso finale de Un diritto in scena, promosso dall'Associazione Insieme Si Può, presieduta da Francesco Minici, dirigente provinciale del SIULP. Si è trattato di una interpretazione scenica i cui protagonisti sono stati gli studenti del medesimo istituto, con il supporto del personale del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica, diretto dal vicequestore Diego Trotta. Scuola, enti territoriali e forze dell'ordine, attori di un progetto di legalità in grado di agevolare lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. L'interazione tra queste componenti, secondo il presidente della provincia Giuseppe Raffa, presente all'incontro, prefigura la condivisione con quelli che sono gli obiettivi dell'associazione presieduta da Minici, che ritengo importanti in un territorio come il nostro, ha detto Raffa, in cui i percorsi di legalità diventano elemento prioritario per lo sviluppo. A presentare la manifestazione, Max Laudadio di Striscia la Notizia, che si è avvalso della collaborazione di due giovani comici già conosciuti al grande pubblico per la partecipazione a Colorado Café, Enzo e Sal. La nostra associazione si chiama Insieme Si Può e ormai da 11 anni, franco su tutti, abbiamo tentato di far capire ai ragazzi che ci sono due strade da poter scegliere, la strada del bene e la strada del male. Sembra una banalità, però molto spesso bisogna indirizzare i ragazzi a scegliere, a fare la scelta giusta. E noi abbiamo deciso di farlo facendoli divertire, quindi facendoli partecipare a manifestazioni, raccontandogli delle cose che vanno al di là delle classiche frasi: ah, devi diventare poliziotto e non mafioso. E questo però ci sta dando grandi risultati. Nel corso degli ultimi anni stiamo incontrando tantissimi ragazzi, perché bisogna lavorare su loro, perché la mentalità va cambiata lì. Franco Minici, allora si ripropone nuovamente questa manifestazione con la speranza che i giovani siano sensibilizzati su questo tema. Non è una speranza, ormai è una certezza, non abbiamo dubbi che il giovane ha necessità solo di avere un'indicazione su quello che è il percorso da fare, basta saper parlare il linguaggio dei ragazzi, quindi stare accanto a loro, evitare di fare tediosi convegni, col gioco, il divertimento. Io mi sono divertito tantissimo, ho fatto 4 mesi un percorso splendido. Il risultato è questo qua, abbiamo ragazzi che hanno forse un'idea diversa di come vedere l'operatore di polizia, e niente, quindi non è più, ma è una certezza questa qua. Certo. Tra qualche settimana si chiuderà il cerchio con quella grandissima manifestazione che quest'anno, lo ricordiamo, si svolgerà a Siderno. Sì, il 19 di luglio, già se poi con le telecamere potete inquadrare, abbiamo le locandine già messe, potete dare già un'anticipazione su quello che è il cast, un cast d'eccezione, gratuitamente tutti, vengono tutti gratuitamente a dare questo contributo, saremo al Filippo Recite di Siderno, che abbiamo avuto l'onore e il piacere di richiedere noi l'intitolazione qualche anno fa, quindi un altro fiore all'occhiello di Insieme Si Può. Ci sarà Max Laudadio come presentatore? Ci sarò io come presentatore, come ormai nelle ultime 5 edizioni, perché questo sodalizio tra me e lui spero vada avanti per molto tempo. Io ci credo molto, credo che stia facendo un lavoro ottimo in questa terra, che poi io amo perché sono calabrese di origine e di nascita, e quindi sì, vi aspetto tutti, mi raccomando, anche perché vi posso garantire che tutti i soldi dell'incasso vanno tutti assolutamente utilizzati per tutte queste attività dedicate ai ragazzi. La provincia, naturalmente. Se no dobbiamo pagare le spese vive. Dobbiamo ringraziarla la provincia, perché sì, quest'anno sì. Dopo 11 anni la provincia di Reggio Calabria ha deciso di appoggiare Insieme Si Può, ma non solo per questa manifestazione, ma è stato firmato un protocollo d'intesa che ormai tutti sanno, e questo protocollo d'intesa spero si rinnovi anche negli anni successivi, perché parlare, educare, parlare che in questo territorio c'è questa cosa, ma non solo questa, perché ci sono tante cose belle. Noi dobbiamo debellare il brutto per lasciare il bello. Senta, una domanda in conclusione: quanto è difficile fare l'inviato di Striscia la Notizia dopo quello che abbiamo visto anche in televisione l'altra sera? Quanto è difficile. Io credo una cosa: per fare questo lavoro serve dedizione e credere in quello che uno fa, è un po' quello che è il concetto dell'associazione, quindi se tu lo riesci a fare in televisione, lo fai con la coscienza pulita e con la volontà di farlo, poi il risultato viene, credo sia abbastanza più facile rispetto a quello che sembra.